Amici sportivi, siamo qui questa sera con Eugenio Mazzocco, vicepresidente del Villafranca Veronese. Ciao Germano, come va? Tutto bene? Tutto a posto? Eugenio, cosa ti ha spinto a intraprendere questa nuova avventura da vicepresidente qui a Villafranca? Mi ha spinto un po' anche la fortuna. Ho conosciuto Mauro Cannoletta, abbiamo pranzato assieme, abbiamo parlato, mi piaceva il progetto del Villafranca, abbiamo raggiunto un accordo e sono ben felice che questo accordo stia andando avanti al meglio. Parliamo un po' di te dal punto di vista sportivo. Quali sono state le tappe più importanti come dirigente? Sono stato in LASI in seconda categoria, ho fatto il direttore generale per un anno, ho fatto il presidente del Tregnago per un anno e poi sono venuto qua dove c'è il calcio vero, dove posso dire che qua si respira solo aria di calcio. Azienda, famiglia, moglie, viaggi di lavoro, Villafranca Calcio. Come riesci a conciliare il tutto? Con l'azienda cerco di dedicare il più tempo possibile, ancora di più, perché l'altro ritaglio di tempo lo dedico al calcio. Cerco di dedicare anche alla famiglia i ritagli, che i pochi tempo di tempo che mi rimane, speriamo che vada tutto bene. Sappiamo che gestisci un'azienda, Recap, di che cosa si occupa? Logistica, ricondizionamento pallet, vendita. Ho un'azienda a Zevio, un capannone, e poi vado in giro nei vari cantieri, vetrerie, cementifici e quant'altro, aggiustare i pallet in loco con unità mobile e mi sposto a Milano, Roma, vado un po' in giro insomma. Eugenio, la cosa che ti ha colpito di più qui a Villafranca in positivo? La cosa che mi ha colpito di più? Qua a Villafranca si fa calcio. Fare calcio ci vuole organizzazione e qua a Villafranca c'è. Ci vogliono delle persone che siano intenditori di calcio e qua a Villafranca ci sono. C'è un gran bel settore giovanile gestito molto bene. La prima squadra e gli juniores gestiti alla grande. Speriamo anche che il campionato ci dia delle soddisfazioni in fase di salvezza. Un tuo giudizio, Eugenio, sullo staff tecnico del Villafranca, della prima squadra? Direi buono. Certamente si può ancora migliorare, però direi sostanzialmente il lato tecnico buono. Ci vorrebbe un po' più di dialogo, perché secondo me lo staff tecnico dovrebbe dialogare un po' di più con la società, perché lo staff tecnico sta gestendo un patrimonio societario e questo vorrei che lo staff tecnico cercasse sempre in ogni momento di capirlo. Una cosa che invece vorresti migliorare qui a Villafranca per l'anno prossimo? Oramai sono arrivato secondo, perché Mauro ha già predisposto tutto, rifà gli spogliatoi, risistema tutto quanto che può essere le docce, le caldaia. E il grande sogno di Mauro sarebbe anche quello di fare il campo sintetico, ma per il momento non riesce a farlo. Però credo che stia facendo un grandissimo lavoro con la ristrutturazione degli spogliatoi, che ci dà anche un attimo più visibilità. Ti vediamo sempre qui al campo, sia durante la settimana che alla domenica, e non abiti certo qui vicino, Eugenio. Che cosa ti spinge a essere sempre presente accanto ai ragazzi? Perché mi piace vedere la loro allegria, mi piace vedere quando si allenano, mi piace vedere dei grandissimi bravi ragazzi che fanno questo
questo sport nel modo migliore possibile, e questo mi dà una grandissima soddisfazione. Parliamo del tuo legame con Andrea De Fazio, team manager della Villa Franca quest'anno, che è arrivato qui con te. Andrea è un mito. Andrea mi ha insegnato molto, soprattutto come fare il dirigente. Lui è un perfezionista e credo che lo stia mettendo in pratica. È una persona che vuole sempre le cose fatte in un determinato modo, che siano tutte messe al posto giusto e probabilmente anche al momento giusto. E questo mi fa piacere, perché credo che abbia dato lustro anche alla società a livello di immagine. Secondo te, Eugenio, quanto è importante l'organizzazione di gioco, la metodologia di allenamento e preparazione atletica in Serie D? È fondamentale. Non ci credevo, perché io arrivo da categorie minori. L'organizzazione è indispensabile in una Serie D. La metodologia di allenamento è qualcosa di ancora più indispensabile, perché le squadre corrono, devono correre 120 minuti, devono correre. E poi non c'è niente al caso. Deve essere tutto fatto con una certa logica. Il giocatore, l'avversario, come si gioca, come non si gioca. Si devono preparare le partite, si deve parlare di calcio tutto e sempre durante la settimana, parlare sempre di calcio. Questa è la Serie D, che siamo a livelli calcistici importanti. Eugenio, siamo all'ultima domanda, forse la più impegnativa, scherzo ovviamente. Un regalo sportivo che vorresti ti facessero squadra e staff quest'anno? Direi la salvezza, di rimanere in Serie D e di ripetere l'anno prossimo il campionato in Serie D, magari fatto un po' più ai vertici. Questa sarebbe la cosa che mi farebbe più piacere. Bene, Eugenio, io ti ringrazio per la tua passione e competenza che ci metti tutti i giorni quando si allena la squadra, dalla domenica a domenica.